Bergamo scende in campo per Expo 2015. È nato infatti un tavolo di confronto tra comune, provincia e regione per mettere a punto i progetti da presentare in vista dell'appuntamento di Milano. Al primo punto ci sono le infrastrutture, Brebemi Pedemontana in prima linea. I due progetti sono ad un livello di programmazione avanzato e i cantieri partiranno il 22 luglio di quest'anno e nel marzo del 2010. Ma Bergamo punta su almeno quattro opere essenziali in vista dell'Expo, un collegamento su rotaia tra la stazione ferroviaria e l'aeroporto che potrebbe proseguire fino a Martinengo, costo previsto 170 milioni legati soprattutto al passaggio sotto lo scalo. Poi il rilancio occupazionale della Valle Brembana con la valorizzazione del Casinò e del Grand Hotel di San Pellegrino, investimento pubblico è di 38 milioni sui 132 totali, quindi il polo della cultura e del lusso di Azzano San Paolo, tutto a carico dei privati, e il rilancio della Mini Italia di Capriate. Si punta inoltre al rilancio dell'agricoltura con la filiera, che a Bergamo conta 1500 imprese ed è il tema centrale dell'Expo, e sulla valorizzazione turistica della nostra provincia. Con l'avvio del tavolo di Bergamo si crea un sistema che unisce gli sforzi dei maggiori enti interessati, regione, provincia e comune capoluogo. Era molto importante che le amministrazioni bergamasche si mettessero insieme per cogliere tutte le opportunità per fare da supporto alle realtà economiche, alle realtà sociali del territorio, in modo che tutti i benefici che l'Expo porterà possano ricadere anche sulla nostra provincia. I primi passi? I primi passi certamente sono dedicati a mettere a fuoco il più possibile il collegamento ferroviario tra Orio e la stazione di Bergamo, in modo da connettere Orio con Milano. È un'opera su cui si è in fase di progettazione preliminare, è necessario che Regione, Provincia, Comune condividano definitivamente un percorso per arrivare poi ai finanziamenti. Questo è un giorno importantissimo, l'apertura di un tavolo Bergamo per Expo 2015 è un momento di grande rilievo. Se non avessimo costituito sotto la guida del sottosegretario Raimondi alla presenza di Ettore Pirovano questo tavolo, si rischiava di restare fuori dai giochi e questo Bergamo non può permettersela. La priorità per Bergamo? Senz'altro l'opera pubblica infrastrutturale su cui tutti siamo d'accordo è il prolungamento della ferrovia fino ad Orio. Questo può essere una risposta importante per le comunicazioni con Milano, con particolare riferimento ai pendolari, e per il turismo. Questo spunto che è l'Expo è importantissimo, non deve essere fine a se stesso, ma deve essere imparare a lavorare insieme anche con gli imprenditori privati per tutelare il nostro territorio e per farlo fruttare come merita. Le priorità? Beh, le priorità sono dettate dal programma dell'Expo, sono le infrastrutture e il rilancio della nostra agricoltura, perché il tema dell'Expo è l'alimentazione, ed è il turismo, approfittiamone, e non soltanto per l'Expo, ma per fare in modo di imparare a fare turismo in modo professionale.